Salve a tutti da Titan, tanto e benvenuti su Nio. Questo è il primo video per questo gioco, ragazzi. Lo sto recuperando qualche mese dopo l'uscita. Non mi aveva convinto inizialmente del tutto. Lo sto comprando un po' dopo perché adesso ho trovato delle offerte e ho detto vabbè, già che proviamolo meglio. Niente, ho già fatto un 20 minuti scarsi di gameplay in giro, ma forse anche un quarto d'ora sarà stato, giusto per vedere un po' se mi piace l'ambientazione e tutto. Mi stava piacendo, quindi ho detto vabbè, dai, portiamolo e vediamo un po' come va. Tanto facciamo una nuova partita. Verranno creati nuovi dati del personaggio per una nuova partita. Sì. Vediamo un po'. Oggi cerchiamo di arrivare alla fase... Vabbè. Nel Estremo Oriente giace Zipangu, una terra colma di palazzi dorati e gioielli splendenti. Kublai Khan, dominatore dell'impero mongolo, vi inviò un massiccio esercito. Ma i guerrieri di Zipangu utilizzarono delle pietre miracolose per erigere un'efficace difesa. Il milione di Marco Polo, capitolo 6, 174-175. Some call it a miraculous stone. A philosopher's stone. The Queen of England remains locked in combat. With Spain. A country where the sun never sets. For control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The Queen and her inner circle turn to divination and alchemy, hiring pirates like us to find Enrita for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. La Torre di Londra è un'imponente fortezza costruita da Re Guglielmo I per tutelare la sicurezza della città. Da allora è diventata prigione per traditori e luogo d'esecuzione per criminali. I londinesi credono che se tutti i corvi che vivono tra le sue mura dovessero decidere di abbandonarla, la torre crollerebbe e Londra stessa andrebbe incontro alla distruzione. Ok, va bene. Quindi dobbiamo iniziare il nostro... It seems death won't stop chasing me. Ok ragazzi, aprile 1598, Torre di Londra, Inghilterra. Va bene, ciao. Ciao tizio, che non so ancora il vostro utilizzo perché ho giocato veramente poco. E vabbè, scappiamo da questa uscita. Spero che la luminosità vada bene perché l'ho alzata tanto, ragazzi. Ho fatto dei tentativi. Ok, quindi scatto. Ok. Andiamo a uccidere questo tizio. Siamo nudi, un po' come su Bloodborne, quando si inizia che c'è il cane e noi siamo nudi. E il cane ci sfracella di mazzate. Oh. Oh. Vieni, attacca, attacca, attacca. Oh. Aia. Diciamo che quando fa l'affondo è un po' più pirla questo qui. Perfetto. Ok. Vieni ancora qua, vieni ancora qua. Ah, ovviamente ragazzi, questo gioco lo cercherò di portare, cioè, se non al, fatto al massimo, quasi. Dovrebbe stancarsi, mi pare. Hanno... ecco. Proprio quello che intendevo. Ok.
chiave della prigione prendi, spada bastarda prendi. E credo che con questa chiave della prigione possiamo un attimo divertirci qui in giro. No, facciamo una... Sono abbastanza pazzo per queste cose. Voglio fare le cose dalla fine all'inizio. Cioè, dall'inizio alla fine. Iniziamo da qua. Che cosa c'è qua? Guardia della torre di Londra, stivali, spada bastarda avevamo già. Menu stato, per equipaggiare le armi nello stato, sì, dopo. Cioè, prima prendiamo un po' di roba, che ho visto che c'erano due o tre porte da aprire, e poi ci equipaggiamo. Hai usato chiave della prigione, va bene. Ma, oddio, ho giocato troppo a Dark Souls e roba varia, ma ci sono muri invisibili anche qua? No, no. Ok, qui da dove... Credo da dove stavo io. Dove ero situato. Andiamo qui. Hai usato chiave della prigione. Mi pare di capire che ognuno debba pensare a salvarsi da solo. Guardia. Ah, ci stanno spiegando. Qualcuno di questi, diciamo, tizi ci fa ricordare le mosse, in pratica. Vabbè, con L1, guardia. Fortuna che non gioco a Bloodborne Dark Souls da un sacco di tempo, e quindi spero di aver... di non far confusione. Io questo titolo lo provai quando stavo un attimo giocherellando quei titoli là di Bloodborne e quant'altro, Dark Souls 3 forse, e quindi andavo un po' in cattività. Comunque basta, smettiamo di andare nudi. Col touchpad ci scegliamo una bella arma. Schivata più 10, parata critico più 14,8%, quindi critico. Critico, non ne ho idea. Schiva, forse lo schiva mi piace di più. Queste cose qua, ragazzi, ci vorrà fatta una bella visione. E ok, questo. Quindi abbiamo degli stivali. Sì, eccoli. Sì, ok. Direzione, selezione, ok. Via. Ok. Sto imparando, eh. Aggiunta di un altro oggetto di ricordi. Cambio di scelta rapida. R2. Ah, sì, quello che stavo facendo. Ok. Oggetto rapido. Ok. Vediamo se riusciamo a metterlo. Scelta rapida, eccolo. Medicina. Ok, perfetto, ragazzi. Sto imparando. Qua si può entrare, no? Che brutto che non si possa saltare. Vediamo. Ma non si può saltare? No, no, dai. Oh, nel 2017 non potete farmi un gioco dove non si possa saltare. Guardia 3, cappotto. Ma sì. Vedo che c'è il peso. Peso equipaggiamento 0,8. Siamo all'8,8% con questo. Vuol dire guida? Peso di equipaggiamento condiziona la tua agilità. Vabbè, questo sì. Ah, bello, aspetta. Ok, peccato che non c'è come in Dark Souls o roba varia la descrizione dell'oggetto, eccetera, eccetera. Boh, vabbè. Ma sto tizio è giapponese, no? Sì. Sì. Allora, ciao. Siamo saliti, adesso abbiamo una spada. Adesso abbiamo sicuramente una spada. Allora, quello dietro ha l'arco in mano, quello davanti ha la spada. Quindi cerchiamo di non... Scusa. Stavo un attimo. Ok. Vieni qua. Vola come una farfalla e pungi come una pera. Ok. Ma non c'è l'attacco caricato? Non ho fatto in tempo a vedere. Fatemi vedere. Ok, no. No, mi sembra sempre che non si possa caricare l'attacco. Magari più in là con le combo si potrà, non... Ah, perché ho avuto la brillante di questo colpo. E schiva con il... Sì, lo so. Pietra, ho avuto una pietra. Scusate, vediamo se abbiamo qualcosa. Abbiamo un nuovo cappotto che riduce le armi da fuoco. Ah, sì. Spada bastarda, ragazzi, sta salendo la nostra familiarità. Eccomi.
Questa porta è leggermente sprangata, non si può passare. Peccato. Un nemico. Sì, un attimo, mi sto cercando. Sto anche vedendo se quell'altro viene dall'altra parte. Allora, uccidiamolo subito subito. Sono stanco, sono stanco, sono stanco. Medicina. Che altro? Basta? Vabbè, ciao. Ti ho appena ucciso l'amico a due passi. 154 di danno. No ragazzi, mi sa che non si può caricare per ora. 154 sempre così. Aspetta. Infatti, parliamone un attimo, parliamone. Grazie. La vedo un po' morto. E qui dentro medicina. Guardia, Londra, pantaloni. Effettivamente questi cosi non si possono vedere. Equipaggiamoceli subito. Schinieri. Sì. Vabbè, posso mettermi solo. E niente, sta diventando figo il personaggio. Cioè figo, sa, guardabile quantomeno. E qua una scala. Ma mi chiedo se si possa passare. No, prima di andare là vediamo se abbiamo dimenticato qualcosa. Ma c'era veramente poco da vedere. Io ribadisco ragazzi, ho giocato un quarto d'ora, ma velocissimo, senza nemmeno vedere i dialoghi, perché poi lo volevo vedere adesso con voi. E quindi non sono tutta questa potenza. Allora, vediamo un po'. Dimmi. E preghiamo. Ok, preghiamo ancora. Ma questi non sono tipo i santuarietti del... No. Forse questi ti, cioè, ci si cura e basta. La bestica. E questo è un portone. E questo... Sì, un attimo, una cosa veloce. Annaggia. Che cavolo. Vabbè che c'è la cosa... Volevo scoprire due cose, ragazzi, eh. Ok, volevo scoprire principalmente se quella cosa che dove si prega, che mi pare che ci abbia restituito un po' di vita, anzi tutta la vita, voglio capire se rigenera i nemici. Inoltre non è questa la strada dove voglio andare, perché mi sembra la strada giusta. Io cerco di prendere sempre la strada sbagliata per prima, così si prendono tutti gli oggetti. Medicina. Ascia da battaglia, cambia l'arma da mischia con R1 e destra. Sì, però ovviamente dobbiamo prima equipaggiarla. Ah, secondo me bisogna andare qua, su questa porta. Quindi Runka. Quindi dicevo, scusate. Ah, innanzitutto facciamo la prova, via. Mi hai curato. Ok, vediamo se qui... Eh sì, mi rigenera. Vabbè, era giusto un attimo per capire, no? Non nasco imparato, quindi sospettavo una rigenerazione, e infatti è stato così. Ora, gentilmente, si poteva andare sopra se non sbaglio, ecco. No? Sì. Sì? Così. Quanto sopra? No. Sì. Dove sta? Zipango scatenerà una guerra. Ma posso fare tipo... Oh, grande. Però ho sentito due voci. Ah, ma qui praticamente avete capito dove stiamo? Penso di sì. Dove c'è il forziere grosso. Ok, 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 ok. Cerchiamo un attimo. Noi non mi sto perdendo, ma non so la strada giusta. Maledetto me, potevo leggere sta cosa. Quindi il portone non è la strada giusta. È questa la strada giusta, scusate. Ok, vabbè, quello l'abbiamo ucciso in maniera abbastanza figa e è stato divertente, quindi. Qui non c'è niente. Oh, porta. Perché solamente guardare? Questo tizio fighissimo. Ma se tipo faccio casino?
ovviamente lui non mi può sentire. E qui sotto siamo scesi. No, io avrò la domanda che mi assiderà per tutto il gioco, ma ci sono muri invisibili anche qua. Cappello, cappello non ce l'avevamo forse. Andiamo avanti, andiamo avanti. Anzi, come stai col cappello? Guardia della torre, mamma mia quanto sarà inguardabile. Mamma mia che brutto. Mamma mia. Per ora questo offre la casa. Vieni qua. Una domanda. Ma se io mi paro mi fai male? Fammi vedere. Vai. No, scusa, devi colpirmi però. Vai. Non mi è parso. Riprova un attimo che sto più attento. Dai. No. Ok, vabbè, giusto per capire. Qui a posto. Qui a destra che cosa c'è? Perché non mi ispira? È una cassa. Ah. Guanti. Guanti non ce l'abbiamo nemmeno. Comunque il nostro peso sta aumentando. Giustamente ci siamo equipaggiati. Stiamo al 20%. Vabbè, ancora non stiamo a niente. Scusate un attimo che vedo. Perché sono gialli? Pietra, una semplice roccia della misura perfetta per essere tirata. Lanciala contro i nemici per infliggere danni. Con la pietra. Che danno potremmo mai fare? Allora. Ah, scusate. Giustamente, no? L'arma di mischia abbiamo preso. Sia questa. Che cos'è questa? Un'ascia? Dai, scusate, un'ascia. Vuol dire una. Lancia? Sì. Ok. E questa è invece un'ascia da battaglia. Vabbè, facciamo così. Vediamo se mi ricordo il tasto. Ok. Eccoci qua. Questa dovrebbe essere leggermente più tosta come arma. Ma mi sono dimenticato dove sono venuto. La sinistra, no? Sì. Questa si può distruggere? No. Quindi credo che presumibilmente bisogna scendere. Vediamo, Aspetta. Un po' più lenta, non so se è più forte. 3 colpi, 4 colpi ed è morto. Mi serve un altro beta tester dell'ascia, anzi della spada in questo caso. Qualcuno vuole venire? Ah, non è che questa è la porta che ci si apriva solo da un lato? No. Sì. Eh sì. Quindi credo di essere tornato indietro. Allora, mi piacciono questi collegamenti. Perché cioè, io ho adorato i Souls e Bloodborne per anche queste cose. Cioè, non soprattutto, ma anche sicuramente per queste cose. Allora, noi siamo venuti a questa parte. Ho visto, ragazzi, che si può scendere. State tranquilli, mo scendiamo. Prima però stavo valutando se avessimo qualcosa. Tranquillo, non si sospenderà niente. Sopra a sinistra è comparso l'annuncio, ma non si sospende nulla. Scendiamo. 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 Scesi. Salve. Grande. Se dimenticassi qualche oggetto interessante, ragazzi, ditemelo, non tranquilli, scrivetemelo. Minutaggio e oggetto dimenticato, se riuscite. Dall'8 a 12 vita più 24, riduzione danno uguale, riduzione danno d'arme da fuoco non c'è più. Ah, questo ci piace. Vabbè, andiamo avanti. Da qua si esce, mentre qui aspetta, eccoli là. Aia, quanti mi avete visto? In quanti mi avete visto? Fammi provare la spada. 4 colpi d'ascia invece di spada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 colpi. Ok, quindi sì, è più forte. Beh, era anche scontato. Dice che mi vede? Come cazzo fai a non vedermi? 4 colpi, vabbè. Medicina. Stupiscimi. Stivali. Ok, ne ho già un paio, ma vabbè, cambiare è sempre bello. Vabbè, gli arcieri sono
conosciuti come pippe nella fase ravvicinata. Infatti due colpi è morto. Tutti i giochi è così. E questo non si può sfondare, che stronzata. E guardia, vabbè, guanti. Prima ha fatto la freccia sotto. Credo che sia inteso. Sono mezze pippe come cose. Spada passata sotto. Anche questa mi dice che vale di meno di ciò che ho adesso. Io ragazzi, come primo video mi sa che uscirà come al solito un po' troppo lungo. Salve. Aspetta. Lancia quella freccia, bravissimo. Due. Ok, lancia la freccia. Ma non si sta decidendo questo poveraccio. Ok. Prendi, prendi. Tutto qua? Un'altra lascia da battaglia. Prima mi ha fatto gli indicatori di sopra. Forse più forte? Facciamo un piccolo controllo. Sì. Ma non posso metterle tipo... No, vabbè. E mi aggiusto un po' tutto quanto, ragazzi. Facciamo così. Come primo video ho avuto il... Voglio finire qua, altrimenti poi veramente voglio arrivare fino alla boss fight. Finché non la faccio, non la sconfiggo. Spero che il gioco vi stia piacendo, perché ragazzi, secondo me, no, cioè, per come ragiono io, la serie Souls, Bloodborne, per come li ho vissuti, mi piacciono di più. Però questo non è da scartare, è bello, è bello. Niente, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Taita 89. Vediamo se riesco a salutarvi come facciamo negli altri. Sì, ci metterò. Eccolo. Salve a tutti da Taita 89.